Bene, come sempre iniziamo questa giornata per la regalità sociale di Cristo con l'invocazione allo Spirito Santo e alla nostra Chiesa. In nome dei Patris e Figli e Spirito Santo. Amen. Veni Sante Spiritus. Venite Spiritum Tuum et creabuntum. Et renovabis saci et terre. Oremus Deus et corda fidelium. Santi Spiritus, illustrazione d'Oquisti, da nobis in eodem spirito netta sapere, de ius semper consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Mater boni consili, ora pro nobis. Sante pie decime, ora pro nobis. In nomine Patris e Figli e Spiritus Santi. Amen. Do il benvenuto a tutti, saluto Don Francesco Ricossa, superiore dell'Istituto Mater Boni Consili e direttore della rivista Sodalizio. Saluto i confratelli presenti e tutti voi, e alcuni di voi hanno affrontato anche lunghi viaggi per essere presenti. Vi ringrazio e mi felicito. Quindi, per la 13ª volta ci riuniamo in questa sede per rendere omaggio a Cristo Re, a Cristo nella sua regalità sociale, per rivendicare il diritto di nostro Signore Gesù Cristo di regnare non solo sulle anime, ma di regnare nella società, nelle istituzioni, di regnare sulle nazioni. E in questi anni, di anno in anno, abbiamo considerato alcuni aspetti sia relativi a questa regalità, sia relativi a coloro che in modo diverso hanno operato e operano contro la regalità di Cristo. Il tema di quest'anno prende spunto da questo infausto anniversario, i 50 anni del 68. Abbiamo voluto considerare il 68 da un punto di vista particolare, come il 68 abbia colpito a morte il principio stesso di autorità nelle famiglie, nella società, nella Chiesa. Avete a vostra disposizione queste cartelline, vi è il programma della giornata, vi sono dei fogli per prendere appunti, vi sono dei fogli eventualmente per lasciare l'indirizzo, dei fogli con tutto ciò che è stato fatto in questi 13 anni, e poi una cartolina in omaggio del generale Hermann Kanzler, sono i 130 anni della morte di colui che fu il ministro delle armi, il comandante supremo dell'esercito pontificio all'epoca di San Pio X, dimenticato da tutti, lo vogliamo invece ricordare. E senza anche se non sono state messe nella cartellina, vi sono delle buste sui tavoli del centro librario sodalizio del centro studi Federici, per coloro che volessero lasciare delle offerte per coprire le spese organizzative. Quest'anno sono state un po' più elevate rispetto agli anni scorsi. Come ogni anno vi è un'esposizione notevole di pubblicazione di libri, segnalo in particolare la ristampa della storia sociale di Monsignor, la storia sociale della Chiesa di Monsignor Umberto Benigni. Sono stati stampati i primi 3 volumi per un totale di 4 tomi, e poi vi sono altre ristampe, la ristampa del libro di preghiere, la ristampa di tesori spirituali, vi è il libro, ne ritorneremo a parlare, La vergogna della tradizione, che consiglio vivamente a tutti, e poi le altre pubblicazioni, le altre case editrici, amici che espongono il loro materiale. Ringrazio veramente Don Francesco, preparare queste lezioni è impegnativo, ci vuole molto tempo, perché il fine di queste giornate è la formazione dottrinale del cattolico, quindi permettere a tutti di avere
una formazione adeguata per fortificare la nostra fede in quest'epoca particolare. E allora, senza perdere altro tempo, do subito la parola a Don Francesco. La prima lezione avrà come tema le basi del nuovo diritto di famiglia contro l'autorità del padre, quindi si inizia appunto a considerare la guerra all'autorità in ambito familiare. Grazie. Thank you.